riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti. È stato un incontro molto concreto perché avete cominciato ad analizzare, a prospettare il futuro, cosa si incontrerà con l'abrogazione delle province, cosa è emerso? Allora, innanzitutto sì, qui abbiamo i rappresentanti dei consigli provinciali del Piemonte e quindi sostanzialmente dell'organo istituzionale per eccellenza della provincia. E qua il problema in gioco non sono le province, sono i servizi che le province hanno dato. Immaginiamo le strade, chi farà le strade che oggi le province gestivano le strade. Chi gestirà le strade e chi gestirà le altre funzioni di area vasta come possono appunto essere le strade? Questo è il tema, perché in caso di soppressione, allora noi dobbiamo capire, visto che rappresentiamo tutti i consigli provinciali, quindi tutti i collegi, tutti questi comuni, dobbiamo capire come riorganizzare in modo ottimale questi servizi, perché alla fine il problema è il servizio al cittadino. Ecco, voi qui ad Asti avete anche un progetto molto concreto. Poi in più Asti, visto che è una provincia piccola e che rischiava la soppressione per incorporazione rispetto a un'altra, si è da anni dotato di un pensiero, cioè un progetto che sta nascendo. Io lo chiamo in Olandia, ma il concetto è unire tutte le terre del vino per uno sviluppo di questo territorio. È ovvio che addirittura la soppressione delle province per noi potrebbe addirittura essere una grandissima opportunità, cioè una grande sfida, certamente, che si tramuta per una grande opportunità, perché a questo punto è la legge stessa che dice organizzatevi tra comuni, ed è la cosa più facile, non c'è più il barriere delle province, allora cosa facciamo? Noi comuni che abbiamo vocazione simile, uniamoci e diamo servizi ai nostri cittadini, servizi migliori con i migliori costi, e questo lo vedo Asti, Alba, Chieri, Bra, cioè tutti quei comuni che vorranno unirsi per darsi quei sistemi di area vasta, quei servizi di area vasta come possono essere le scuole, le strade, la promozione. Potremmo essere veramente, calcolate che questo territorio è un 15-20% di PIL del Piemonte, oggi Asti conta il 2, il 4, giusto? Conterà il 20, questo è importante, quindi per noi una grande opportunità. Io in realtà sono emozionato perché è un momento storico eccezionale in cui fare questo tipo di ragionamenti. Ecco, la Presidente della provincia, onorevole Maria Teresa Armosino, è stata molto dura nei confronti del governo, ha denunciato come atto scellerato questo di abrogare le province. Ecco, ma voi qui oggi quale sarà il documento, diciamo così, quale sarà il messaggio che esce da questo incontro con tutti i presidenti? Presidente del Consiglio Provinciale, chiedete di rivedere il provvedimento oppure avanzate le proposte, credo, alla Regione per riorganizzarvi? Credo che il documento che approveremo, perché è ancora in fase di ragionamento, sarà molto simile a quello che è stato approvato a Roma al Lupi, ma un po' più particolareggiato perché è la realtà poi piemontese. Io credo che verrà sostanzialmente, sarà dotato di due o tre punti. Il primo è, una dichiarazione di inefficacia di questa manovra. Quindi scellerato va bene, ma più che altro inefficace. Le buone sono le intenzioni, ma inefficace sarà il risultato, quindi tornare indietro. Due, a questo punto di lasciare alle regioni effettivamente una riorganizzazione, quindi un passo indietro, riorganizzazione a livello regionale, e quindi terzo, un'apertura verso la regione per non aspettare che ci cadano le cose sulla testa, ma dire incontriamoci con la regione, l'abbiamo già fatto sulla Godorta con Cota, dobbiamo riorganizzare perché il governo probabilmente cederà e capirà che dobbiamo solo riorganizzare. E nella riorganizzazione facciamo delle province o degli ambiti, ok, che abbiano un senso più compiuto, e il nostro ambito noi ce l'abbiamo, è delle terre del vino. Riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti.